confermare un passo assolutamente da promozione. Siamo alla settima giornata di ritorno. La Triestina, dopo 5 vittorie ed un solo pareggio in casa col Tolmezzo in questo 2013, dopo aver raggiunto la capolista Monfalcone e poter dividere da una settimana la piazza al primo posto del girone, vuole confermarsi contro la Manzanese, che però parte subito in attacco. Attenzione a Corvaglia, che prova il movimento a rientrare. Campo molto molto pesante quello del Rocco, è partita subito a 100 all'ora, 30 secondi di gioco. Corvaglia, che ha provato ad incunearsi nelle maglie alabardate quest'oggi in completo nero, sbagliando però poi la soluzione al momento propizio. Settima di ritorno, adesso tra pochissimo vi daremo gli effettivi scelti dai due allenatori. Lugnan da una parte per la Manzanese, mister Costantini chiaramente per la Triestina. Seguiamo questa iniziativa di Peter Kalin, novità dal primo minuto al posto di Paolucci, il cross all'indietro di Zetto, la chiusura della squadra in maglia arancio, prova a mettere a terra proprio Kalin circondato dagli avversari, disimpegno che riesce alla Manzanese, che prova allora a ribaltare subito l'azione in contropiede, detta il passaggio in profondità a Tobia Fuscello, l'ex UFM, grande chiusura di Matteo Cipracca. E allora formazioni delle squadre, Triestina con Del Mestre tra i pali, poi Hasler e Cipracca sugli esterni. Vianello, Episcopo, coppia centrale, mentre qui c'è un intervento falloso e molto probabilmente da ultimo uomo. Andiamo a vedere Bertelli di Busto Arsizio, subito chiamato una decisione importantissima, solo cartellino giallo. Un minuto e mezzo di gioco, signori, questo non per voler essere di parte per forza, ma questo è fallo da ultimo uomo con Luca Monti, che infatti sbraccia, e mister Costantini che sorride amaro. È arrivato il cartellino giallo, ma qui c'è una decisione sicuramente errata da parte di Bertelli di Busto Arsizio. Gli assistenti sono Mirizzi di Gorizia e Roman Fulin di Maniago. Ma subito episodio, dopo un avvio arrembante, soprattutto con Corvaglia della Manzanese, è arrivato un intervento falloso, pericolosissimo, e con Monti in pratica lanciato verso la porta di Matteo Petranca. Punizione, stavamo completando il discorso, eravamo arrivati ai centrocampisti scelti da Costantini con Kalin e San Giovanni a far coppia in mezzo al campo. Seguiamo però questa punizione, proprio lo sloveno, la battuta di San Giovanni è bassa, viene murata dalla barriera, disposta da Petranca, Giarrusso prova il disimpegno e spazza fuori. La Rossa tiene palla, terreno molto pesante. San Giovanni ancora da Ross, bello il numero su Giarrusso che prova a trattenerlo, da Ross altri 30 metri, cerca la lunga gittata ancora una volta, tiro troppo chiuso, decimo minuto, da Ross prova da fuori, Dino San Giovanni, rincorsa brevissima, parte lui sul secondo palo verso Monti, deviazione da parte di un difensore, si tratta di Nicola Marini, calcio d'angolo per la Triestina quasi al ventesimo. Peter Kalin, c'è lui sul pallone, accorcia Miano, in pratica sul lato corto, adesso va a aiutare anche su Daross. Peter Kalin andrà diretto verso l'area di rigore, Episcopo sul primo palo, la palla che spiove sul dischetto, a vuoto tutti, Franciosi, intervento pericoloso, Zetto, il pallone che schizza ed è difficile da colpire con la giusta scelta di tempo. Anticipa la conclusione perché esce su di lui Nicola Marini, equilibrio precario e pallone larghissimo, occasione comunque questa per la Triestina, nata in modo un po' casuale ma con Aladino che per poco non trova il guizzo giusto per liberarsi, a porta quasi sguarnita. Punizione per la Triestina, Peter Kalin prova lui, secondo palo, non si fida della presa, Matteo Petranca e alza il calcio d'angolo. Ci vorrebbe il gol, dice la Furlan, ha provato comunque in porta, peccato non sia riuscito a dare la necessaria potenza allo sloveno. San Giovanni, il mancino, si porta la palla sul primo palo, Franciosi non riesce a controllare Aladino. Pallone ghiottissimo anche qua, con Monti che ha qualche attenuante in più rispetto al compagno che invece aveva tutto il tempo per stoppare. San Giovanni, diagonale per Enrico Daross, Franciosi si scansa, apre bene Daross per Federico Zetto, può puntare Marini, Zetto che vuole il mancino, tocco dentro, la palla resta lì, se la cava per un nulla, Terrida, non è finita, Daross, doppio passo, mancino, la palla chiusa, non ci sono deviazioni.
Pallone sul fondo, anzi sì, calcio d'angolo, altra occasione per la Triestina. Minuto 27, azione tambureggiante qui dell'Unione. E chiusura molto puntuale, opportuna e anche un pizzico fortunata di Terrida, che col pallone che si è improvvisamente impaltanato sul dischetto sul quale si stava affiondando Monti è riuscito a ritrovare la bussola, l'orientamento e quindi la palla spazzandola via. Buon momento comunque per la Triestina. Dopo questo tiro di Daros, corner con Dino Sangiovanni che stavolta batte male. Peter Kalin, 20 metri, può provarci col destro, colpisce male. Aladino, anche lui 18 metri, la deviazione, la palla che resta lì. Monti, attenzione Monti! Se la lascia sfuggire Matteo Petranca. Piscopo, forse a centro area la chiamava. Altra chance clamorosa. Iniziano a essere un po' tante adesso. Si ripresenta un problema che già in altre settimane si è un po' presentato, cioè quando si arriva sulla tre quarti e gli avversari stringono tutti al centro, la Triestina vuole magari cercare lo spunto, la geometria in spazi troppo angusti per far passare il pallone anziché allargare il gioco. Adesso Franciosi vince un paio di rimpalli, se ne va Aladino, viene fermato da Federico Marini, ancora decisivo. Franciosi che voleva l'assist dentro, in attesa magari del movimento di qualcuno, pensando magari anche alla conclusione, ci ha pensato un po' troppo perché è arrivata la chiusura decisiva. Continuano a giochicchiare allora Kalin e San Giovanni, pallonetto pronto per Federico Zetto, l'aggancio non è il massimo, anticipa però duro su Marini, grande giocata di Zetto, tocco lì dietro, incredibile, Monti taglia sul primo palo, Franciosi non viene servito preciso per forse una spanna o due. Costantini allarga le braccia come dire ma cosa dobbiamo fare per riuscire a fare un benedetto gol, perché la Triestina ormai ha creato tra potenziali e occasioni vere e proprie almeno 7-8 situazioni e siamo al 33esimo. Ancora Zetto con Hasler, la catena dei nostri under funziona ogni settimana meglio. San Giovanni, largo da Ross, il pallone buono per Cipracca, grande idea, chiude benissimo Terrida, l'azione però ancora buona, da Ross, drop con l'esterno, assalto adesso alla area di rigore della Manzanese, Cipracca vuole controllo, la palla esce, calcio d'angolo per la Triestina, applausi della Furlan, applausi della Pasinati, 34esimo, la Triestina merita il vantaggio, stramerita il vantaggio ed è il momento giusto per trovarlo. Peter Kalin, tocca a lui, corner a chiudere con il destro. Piscopo, Cipracca, Franciosi, Hasler, Luca Monti, palla sul primo palo, Piscopo, arriva lui, buona scelta di tempo, pallone si impenna di poco, niente da fare. 33esimo e 30 secondi, quasi 34esimo ormai. Arriva finalmente il fischio di Bertelli, lui come qualcun altro in campo, deve ancora entrare in partita. Zetto di tacco, in bello stile Franciosi, aveva visto uno spazio invitante, Petranca era sul dischetto, se usciva l'impatto giusto poteva uscire il gol dell'anno. Qualcuno di fianco a lui dice questi sono numeri alla Fabrizio Miccoli, sì però tutto sommato l'idea non era sbagliatissima, molto difficile questo sì. Ancora Costa, poi di tacco in qualche modo Miano, San Giovanni prolunga, 2 minuti di recupero, Giarrusso su San Giovanni, pallone a campanile governato da Miano con le lunghe leve, poi Zetto adesso più reattivo dopo aver perso un paio di palloni di troppo, Pippo Vianello anticipo sull'avversario, su Costa, poi Daros lungolinea impossibile, cercava magari un intervento falloso, un fischio dell'arbitro che però non è arrivato visto che non c'è stato impatto. Quindi Nicola Marini, pronto lui, alla rimessa. Due di recupero, recupero partito da pochissimi secondi. Peter Kalin, buona la finta a rientrare su Miano, poi San Giovanni, Giarrusso non lo molla. Buona la finta a rientrare di Dino San Giovanni che disorienta ancora l'avversario. Pallonettino verso Monti, capisce tutto Terrida. Buona azione di Dino che sembra fisicamente stare molto bene. Cipracca, pallonetto molto strano, butta via qui la palla la Triestina, peccato,
rischiando anche di perderla in una situazione dove era abbastanza scoperta la squadra di Costantini. Per fortuna la Manzanese ci mette una vita a ripartire. Adesso occhio, 30 metri, ci prova con un tiro senza grosse pretese Miano. Tiro lento e alto di almeno un metro sulla traversa di Del Mestre, che controllava senza grossi patemi. Andiamo a segnarla lo stesso, comunque è pur sempre un tentativo verso la porta. Riccardo Miano. Triestina è mancato, tra virgolette, solo il gol in questo primo tempo. Non è riuscita a dare totale continuità alla sua manovra, al suo gioco, condizionato anche da un campo difficilissimo e molto pesante, ma le occasioni ci sono state. Come intanto qui Lugnan chiede un gioco pericoloso con Monti che ha alzato la gamba forse all'altezza ginocchio dell'avversario, o magari arrivando a metà coscia, ma anche l'avversario stava alzando la gamba. Dice che può bastare così Bertelli, meglio che anche lui vada a rinfrescarsi un po' le idee in spogliatoio, lui che dopo un minuto avrebbe dovuto da regolamento lasciare gli ospiti in 10. Gli ospiti invece rimangono in 11 contro 11, come ovviamente i giocatori dell'Unione. 0-0 all'intervallo tra Triestina e Manzanese. Si dimostra una partita difficile, spigolosa, da prendere con le molle, ma c'è ancora tutto un tempo da giocare per provare a conquistare i tre punti. Ultimi sguardi del signor Bertelli di Busto Arsizio, gli assistenti Mirizzi di Gorizia e Fulin di Maniago. Via questo secondo tempo di Triestina Manzanese, settima giornata di ritorno del campionato di eccellenza, 24esima totale di questa stagione di calcio alla Bardato. Monfalcone in vantaggio 1-0 all'intervallo sul campo del Chiarlins, per cui momentaneamente nuova solitaria capolista. Triestina, che a onor del vero avrebbe meritato ampiamente il vantaggio, mentre qui Piscopo, per non voler correre rischi, nel poggio a Del Mestre regala di fatto un calcio d'angolo agli avversari. Avversari che sono partiti discretamente, forse un pizzico meglio dell'Unione, hanno chiuso forse leggermente meglio il primo tempo. Nel mezzo un lunghissimo monologo alla Bardato, con almeno due cartellini gialli risparmiati al capitano Terrida. Dopo, tra l'altro, un cartellino rosso che sarebbe sembrato sacrosanto dopo un minuto di gioco per fallo dello stesso capitano della Manzanese su Luca Monti, lanciato a rete. Mentre qui ha provato un tiro, più che altro un rinvio in avanti. Un giocatore, credo, in maglia numero 2, quindi Federico Marini. Non dovrebbero esserci stati cambi nei due schieramenti, perché si riparte con gli stessi effettivi. Con Giarrusso e Terrida ammoniti da una parte, Peter Kalin ammonito per un fallo davvero minimo dall'altra, e la situazione è sempre ancorata sullo 0-0. Tanto qui Luca Monti riesce a pizzicare per Franciosi, tocco dentro, Zetto, il pallone di Zetto, altro salvataggio sulla linea di Marini, mamma mia. Federico Zetto ha rischiato di fare 4 gol in 6 partite, 1 minuto e mezzo, chance mostruosa qui all'inizio del secondo tempo. Zetto davanti al portiere, ha provato il tocco sotto, bravissimo Petranca a rimanere in piedi fino all'ultimo istante. Solo calcio d'angolo, la battuta sul primo palo, per poco Piscopo non pizzica giusto, la palla che resta lì, Franciosi finisce a terra, Terrida in qualche modo riesce ad inviare in avanti, poi Peter Kalin nella fanghiglia, ancora Terrida, ripropone